Soldi al mio zaino. Buongiorno. Faccio questo video a testimonianza del fatto che questo trasloco lo sto affrontando molto meglio rispetto al precedente e me la sto vivendo in un modo più bello e quindi faccio anche dell'altro. Oggi sono in montagna, dove esattamente non lo so perché c'è qui con me l'esperto. Siamo sotto il Grignone. Ciao! Lui è Alessandro, sarà la mia guida di oggi. Sono una cavia perfetta perché non so niente di questo posto. Fantastico, neanch'io, come? No, scherzo. Sì, ci sono un sacco di spuntini carini per fare foto e video. Perché visto il clima, ho pensato di andare in delle gallerie. Outfit di oggi, molto sportivo. Tutta roba tecnica. E scarponi da montagna più il cappellino per forza. Ok, ora mi concentro sulla camminata e ne riparliamo tra un istante. Ci sta che vediamo la croce? Sì, perché noi in realtà ci fermiamo sotto all'attacco per le creste di Biancaformia. Questa lì è stata fatta apposta, quindi vuol dire che qui non ci sarebbe sentiero. Qui ha sicuro franato in tempo. Il bello è che ho cominciato a dire che sono qua a fare qualcosa ma senza dire che cosa sto facendo. Cioè, sto facendo una camminata, le basi. Sono qui per fare una camminata. Quello si vede, dai. Non è così scontato. Magari siamo qui per fare picnic. Faremo anche quello. Faremo anche quello, sì. Io ho pensato al telo, ma ho detto non ci sta. Non ci sta, era troppo pesante lo zaino. Se no Alessandro mi sgrida perché non troppo. Esatto. Voi dovete sapere che Alessandro ha studiato per fare tutto ciò e lui si sta preparando per fare questa attività come mestiere e quindi portare in giro le persone. Dopo ve lo faccio raccontare un po' meglio da lui, perché sennò io non gli rendo giustizia, ma c'è tutta una bellissima community di ragazzi intorno a lui e altri suoi amici che ho conosciuto anch'io, con i quali sono andata a fare anche l'arrampicata, e si organizzano spesso queste attività in montagna, sono tutti amanti della montagna e ogni tanto anch'io mi dedico qualche giornata nella natura, che è una cosa che amo tantissimo, ma non sempre riesco ad incastrare tra le varie attività. Sto facendo un po' fatica, anche se sono una che si allena parecchio, però il fiato mi sta un po' mancando perché devo parlare. Se parlo, vero, nel momento peggiore. Com'è che si chiama questa camminata? Come si chiama questa camminata? Porta, quella che porta al Porta di Prada, esatto. Ecco, siamo qua in tre. Io, Alessandro e Marika. Pochi, ma giusti. Passarci in mezzo. Ci porteremo da anni. Ecco qua la nostra meta. Poi c'è ancora un bel po' da camminare. Ma poi noi passiamo di lì, poi in realtà ci abbiamo tutta. Noi arriviamo in mezzo a quella valle lì. Si vede anche il lago da qui. Sì. Non esce, vuole stare lì da fare. È minuscola? Sì, è proprio l'emergenza. Qua non ci dorme nessuno, immagino. No, in realtà si può dormire, sì. Però in emergenza. Non c'è niente, però c'è il camino, vuol dire che ti puoi scaldare. Ti puoi scaldare.
Abbiamo trovato un bivacco sul cammino. C'è anche un fornellino. Sì, c'è il fornelletto, ci sono le griglie. È importante chiuderlo perché in alcuni bivacchi cosa succede? Che lo lasciano aperto, entrano le capre, perché anche a loro piace il caldo, e dentro non ci entri più. Ah, certo, perché è una puzza. Un disastro. Dentro. Oddio, è caduto, è sbrigato pure. Sicuro di notte lì, soprattutto d'inverno, secondo me lì è bucato e finisce anche dietro, sì. Se non i camosci. Wow, bellissimo, piccolo paradiso. Quindi noi dobbiamo passare in mezzo. Bravissimo. Wow. Adesso si passa di lì, si fa il giro attorno, perché di qua si gira sempre. Quindi si continua sul sentiero? Sì. Quindi facciamo di là, scolliniamo lì, poi scolliniamo lì ancora, e lì in mezzo ci siamo noi. Wow. Abbiamo ancora un bel pezzo da percorrere, però è bellissimo. No? Con il sacco a pelo. Il sacco a pelo da meno 13. Siamo arrivati al rifugio Buzzi. C'è una pace qua sopra. Adesso pranzeremo su questo tavolo imperiale con questa vista qua. Lo trovo spettacolare. Allora, adesso devo fare anche what's in my bag, perché su indicazione di Alessandro cosa c'è nello zaino? Ho preparato lo zaino. Beh, ho la borraccia con l'acqua fresca per il ritorno. Esatto. Tra l'altro quella è quella che tiene un sacco, quindi esatto. Va benissimo. Che all'andata mi sono portata le bottigliette, una l'ho già finita, un'altra ce l'ho ancora a metà. Poi crema solare, vabbè, occhiali, cappellino, scarponi. Ho il mio pranzo, un po' incompleto, ma vabbè, dopo prendiamo la torta. C'è una banana qui dentro. Cosa ho dimenticato? L'hummus e il cracker. Poi, cos'altro abbiamo? Questo non me l'aveva detto Ale, ma l'ho pensato io, ho portato una maglietta di ricambio per il viaggio di ritorno. Bravo. Grazie. Poi sacchettino per la spazzatura, perché non sapevo esattamente se dove eravamo si poteva lasciare la spazzatura. E poi la giacca antivento, anche questa fondamentale. Poi altre cose che hanno appesantito la mia borsa, no, c'è beauty. Una crema, beauty con la crema per il viso, ma questi pesano trucchi, niente. Trucchi, mica trucchi, profumi, spazzole. E poi vabbè, fazzolettini, cosine varie e ovviamente la borsa della macchina fotografica. Adesso si pranza. Per finire, prima di tornare giù, torta al grano saraceno, castagne e frutti di bosco, preparata qui, un profumo buonissimo, con la vista pazzesca che c'è qui e la minaccia di un temporale. Infatti dobbiamo scendere subito perché alle 4 dobbiamo essere già giù.
Sta incominciando a fare un po' freddo. Le nuvole sono sempre più vicine e noi stiamo cominciando a scendere. Quindi adesso metterò via la telecamera e... Ciao! E ci vediamo poi giù, direi. Mi raccomando, Dai, passa ancora. Dai, ti organizzo qualcosa qua. Quanti posti letto ci sono? 31. 31? 31, wow. Non sono tanti, dai. Quant'è che costa? No, sì. Trentuno posti. 30 euro il posto letto e 57 euro mezza pensione. Wow. Spettacolo. Lasci la tua traccia. Ovunque. Allora tu adesso devi raccontare un po' che cosa fai. Io cosa faccio? Sì, devi raccontare un po' che cosa fai, cioè, perché sennò io non ti rendo giustizia. Io ho detto allora, un è molto semplice. Sì. Io ho deciso di cambiare un po' tutto nella mia vita e mi sono qualificato come istruttore di sopravvivenza e adesso organizzerò esperienze un po' wild, un po' divertenti in mezzo alla natura per dare la possibilità a chi vuole vivere emozioni diverse e per dare valore al proprio tempo in mezzo al verde, appunto in compagnia. Quindi questo è una delle tante cose che faccio. Quindi parola chiave, in compagnia. In compagnia, beh, questo wild è fondamentale. Wild in compagnia. Fondamentale. Bello. Assolutamente. Bello perché poi quello che sto notando sempre di più è che le persone che girano in questi giri sono tutte persone un po' come me, un po' come te, cioè che vogliono un cambiamento nella vita anche come Marika. Tutti stiamo cercando un cambiamento, un qualche cosa di diverso dalla solita pappa che cercano di farci mandare giù e della quale siamo un po' stufi. Quindi andatelo a cercare su Instagram, si chiama #alecanta, vi lascerò tutti i riferimenti anche nella descrizione così potete andarlo a cercare. Lui ha anche dei canali Telegram, sì, dove organizza appunto tutti questi bellissimi giri e quindi c'è da divertirsi. Esatto, c'è da divertirsi e da emozionarsi perché ci sono cose che molti danno per scontati e in realtà non hanno magari mai provato. Esatto, tipo me quando ho fatto l'arrampicata per la prima volta. E anche questa camminata, cioè, ne ho fatte, ma questa è la più impegnativa. No, dai, sono stata alle Tre Cime, però era più quella facile. Quella è piana, dai. È facile quella. Però sì. Molto scenografica. Molto più? Scenografica. Sì. Sì, però è bella anche questa. Cioè, io... Arrivano dall'America per farsi le Tre Cime. Sì. Però io preferisco quella dove c'è più ombra. Pieno sole no. Per questo abbiamo scelto il campo aperto. No, vabbè, qua a tratti c'è anche un po' di ombra. Va bene, a più tardi.